vedo l'ora di partire e cominciare la stagione. Sono felice di essere accorato. Addio al Nardò, ripartenza dall'eccellenza e da una tappa quasi 200 km più a nord. Alessandro Scialpi ha scelto Corato per una nuova sfida di una carriera passata per le selezioni giovanili dell'Italia, la Serie B e la Serie C a 29 anni. Avanti con il Corato. Bernardo, sono rimasto comunque in buoni rapporti, è stata un'annata bella per me, mi sono sentito a casa in un ambiente molto familiare. Quest'anno si era deciso da entrambe le parti di continuare questo percorso. Io per correttezza ho cercato sempre di dare la priorità appunto a Nardò, poi il calcio si sa, succedono delle situazioni, insomma. Siamo arrivati a fine luglio, che le cose alla fine non sono andate come pensavamo, e da qui è nata la chiamata del Corato, dove comunque ho sentito tanta fiducia, da parte di tutti. Entusiasmo per una nuova tappa, curiosità per un campionato, quello di eccellenza, vinto 2 stagioni fa con la divisa del Molfetta, proprio dopo un intenso testa a testa contro il Corato. In quella squadra c'era anche Davide Ventura, che Scialpi ora ritrova in neroverde. Sarà diverso. L'anno che ho fatto io l'eccellenza, come ben detto, era il girone unico, quindi comunque c'erano più trasferte, andare a scontrarti anche con una squadra del Salento. Adesso credo che comunque il girone A, sia molto competitivo e difficile, quindi mi aspetto comunque un campionato tosto, da affrontare sempre con intensità e con il massimo impegno, perché comunque credo che alla fine 4-5 squadre saranno attrezzate, insomma, per provare a vincere. Ha sempre fatto cantare il destro su punizione, Scialpi, che fosse un gol o un assist, poco contava, prima degli obiettivi personali vengono quelli di squadra. Io spero sempre di fare una grande stagione con la squadra, perché comunque il resto viene da solo. Non gioca a nascondino il centrocampista 29enne quando si tratta di individuare gli obiettivi del Corato 2021-22. Ambizione, resta la parola d'ordine. Corato, come ha sempre dimostrato, è una società ambiziosa. Ovviamente bisogna tenere i piedi per terra, stanno cercando di fare dei colpi mirati, quindi non diciamo nulla al momento, però sicuramente la voglia di fare un campionato importante c'è.